Mettiamo giudizio, il giudice tra potere e servizio. È il nuovo libro di Michele Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e presidente della Commissione Ministeriale di Riforma dell'Ordinamento Giudiziario. Proprio questa esperienza è alla base del volume che si interroga sulle specializzazioni nell'ambito del diritto al quale è chiamato e sarà chiamato il giudice. La presentazione è avvenuta nella biblioteca di Castel Capuano. Ascoltiamo l'autore. Abbiamo bisogno di giudici che non siano tuttologi, che non debbano fare un giorno diritto di famiglia, un giorno diritto del lavoro, un giorno crediti, un giorno contratti, ma che si specializzino in modo rientrare in quei canoni di prevedibilità che rispettino anche l'esigenza, come si dice, di nomofilachia che deve garantire la Corte di Cassazione, cioè di uniforme interpretazione del diritto. Circa la mobilitazione che negli ultimi tempi ha visto protagonisti i giudici di pace a causa della nuova riforma che prevede tra gli altri provvedimenti il limite di una udienza a settimana, è intervenuto Eugenio Albamonte, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'occasione di questo incontro è particolarmente interessante per noi, anche perché nel prossimo congresso nazionale dell'ANM che faremo a ottobre a Siena abbiamo proprio organizzato una sessione di lavoro per fare il punto su 10 anni di ordinamento giudiziario. Sicuramente molte cose possono essere migliorate, gli spunti che vengono dati in questo libro sono sicuramente importanti, interessanti, in alcuni passaggi anche provocatori, ma insomma è importante anche rompere alcuni schemi mentali.